Voglio fare una piccola premessa prima di cominciare il video. Io non sono un giocatore di martello, cioè non lo so usare. Nonostante ciò, ho clippato dei momenti pazzeschi col martello, con questa build in particolare. E li vedrete adesso nella sigla. Bella raga, io sono l'Arcaled e benvenuti in un nuovo episodio di Build Rotte! Oggi in questo video andremo a vedere delle build che sono build molto interessanti, molto forti, molto performanti, ma che alcuni di loro non sono riusciti ad ottimizzare al meglio, ok? Perché ovviamente c'è sempre il discorso dei talismani. Se non hai il talismano preciso con quelle caratteristiche, non riesce ad ottimizzare queste build al meglio, quindi volendo uno si può provare a fare delle varianti. La cosa che mi importa a me di mostrarvi è come queste build vadano poi buildate. Parliamo prima di tutto di questa build del Team Darkseid contro la versione che vi ho proposto io, che era poi quella di più vicina a quella di Angbata, e parliamo un po' dei pregi e dei difetti delle build, perché sulla carta questa è sicuramente meglio di quella che avevo io nello scorso video, ok? Perché abbiamo l'attacco a 4, il punto debole a 3, il tiro di riserva a 3, la velocità di ricarica a 3, riduzione di rinculo a 3, fuoco rapido a 3 e bonus critico a 2. Quindi abbiamo sia l'attacco a 4 che il bonus critico a 2. Io invece avevo semplicemente il bonus critico a 2 e senza l'attacco fondamentalmente, ma il resto era pressoché identico. Altra cosa che cambia è che abbiamo il bonus di munizioni in più, quindi abbiamo un bossolo in più nel caricatore. Qual è il discorso qui? Questo sicuramente è meglio, però c'è un piccolo difetto che di cui mi sono reso conto. La signora difesa. Comunque la vediamo da qui, che senza buff. Senza buff abbiamo 387 contro i 397. Quindi tra le due, questa qua è più da speedrun effettivamente, perché fa più danno e siamo dei glass cannon. Non dobbiamo farci hittare praticamente mai. Se ci facciamo hittare, ho visto contro il Basel, nella maggior parte dei casi resistiamo con un po' di vita, però ce la rischiamo molto, diciamo, questo è il discorso. E come vedete abbiamo l'elmo del bike, corta del bike S, per braccia giura, spirangia S e schiena di Tarzulos S. Motivo per cui questa build è molto... molto così, proprio perché sono pezzi di rarità inferiore a 5, anzi a 6, anche 4 ci abbiamo comunque. Quindi anche se potenziamo le difese al massimo di questa armatura, non arriveremo mai come i pezzi di rarità superiore a 6, ok, per capirci. Ok, e questa era giusto una sorta di errata corrige o comunque un aggiornamento alle build. Se la volete provare, questa è molto più da glass cannon. Vi richiede per forza avere questo talismano qua, perché se no non riuscite a buildare in questo modo probabilmente. O dovete avere delle alternative tipo punto debole 2 con due slot da 2. Non so nemmeno se esista come talismano sinceramente. E questo è fondamentale, perché poi noi andremo comunque solo a colpire la testa del mostro. Principalmente cerchiamo ovviamente da speedrun questa build, quindi c'è poco da dire. Un'altra serie di build che mi preme da farvi vedere con le Light Bogan sono quelle elementali, perché mi sono chiesto se uno volesse fare Park Breaker, se uno volesse fare Break Run o semplicemente comunque utilizzare la debolezza del mostro, si può fare, è efficiente questa cosa, vale la pena farlo? E ovviamente per certi mostri, almeno quelli con cui poi io sono andato a combattere, ad avere a che fare, come il Chameleos per la LBG Fire
per la LBG Ice il Diablos, per esempio, per la Water il Magna Malo. Questo tipo di armi richiede molta skill e posizionamento rispetto al mostro, perché dobbiamo posizionarci in modo che i nostri colpi perforanti, perché di quelli che parliamo di perforanti elementali, ovviamente, con quelli andremo a perforare il mostro e quindi cerchiamo di colpirlo per lunghezza di solito, perché le hitbox di questo gioco sono molto diverse da quelle di Monster Hunter World, per esempio. Sono minori secondo me, ce ne sono di meno, è l'impressione che ho avuto. Quindi quando utilizziamo i perforanti dobbiamo essere veramente bravi a posizionarci in modo che poi colpiamo il mostro per la sua lunghezza. Ed è il modo più efficiente, e sicuramente il modo migliore di utilizzare queste armi è capire bene come posizionarci prima di tutto, perché altrimenti hanno quasi un effetto nullo in realtà. Abbiamo la Fenice Dadalos, appunto, con debolezza elementale. Certo, quest'arma proprio perché ha debolezza elementale. Che fa debolezza elementale? Andiamola a vedere al volo. Aumenta il danno quando sfrutti la debolezza elementale dell'avversario. Ora non mi sono mai andato a vedere la percentuale, forse ve la metto qui su schermo di quanto aumenta il danno. Abbiamo l'Elmo Like S, la Cotta Kaiser, i Parabraccia Kaiser, Spira dell'Angia S e Skinner di Cacciatore S. Un'altra abilità fondamentale è la Benedizione del Teostra in questo caso, che è la nuova abilità introdotta in questo ultimo DLC, diciamo, dove ottieni il potere del drago anziano Teostra, che è molto generico, però poi ci dice che l'attacco fuoco aumenta del 5% e a due punti aumenta del 10%. I successivi bonus non ci interessano perché noi cerchiamo semplicemente di aumentare i danni con questo del nostro elemento. La cosa interessante del Kaiser è che molto spesso nelle sue armature abbiamo sia un po' di occhio critico che non ci fa schifo, sinceramente, in quanto la nostra arma non ha tutto questo critico fantastico in realtà. E quindi non ci fa schifo, però noi non è che andiamo ad utilizzare il critico elementare su queste build, ok? Andiamo principalmente vi faccio vedere anche il talismano che non ve l'ho fatto vedere, è abbastanza comune secondo me, è un tiro di riserva 2 con due slot. Ci sono talismani migliori? Sì, ci sono talismani migliori perché poi si può vedere la differenza in realtà. Però con questo sono riuscito tranquillamente ad arrivare a bonus attacco a 7 e attacco fuoco a 5, che è quello che ci importa principalmente. Più un tiro di riserva a 3, le munizioni a 2 che aumentano i bossoli di molti tipi di munizioni, qui non è specificato, ovviamente ogni step di munizioni più aumenta un tipo specifico di munizioni. Per capirlo vi basta andare a vedere nelle info munizioni, quelle in verde sono quelle che sono aumentate dall'abilità. Ok, quindi in questo caso anche i perforanti fuoco e i proiettili fuoco e anche i laceranti abbiamo qua, quindi non è che fa schifo sta balestra, è una balestra di tutto rispetto. Certo, noi non andremo a potenziare il danno dei laceranti, però neanche facciamo schifo se volessimo tagliare la coda del mostro. Magari se siamo in una caccia con altri giocatori, in quel caso possiamo tranquillamente farlo per dare una mano per tagliare la coda del mostro. E quindi sempre fare una break run abbastanza completa, se vogliamo. Abbiamo un occhio critico a 2 che non ci serve, ripeto, ci sta perché stanno nei pezzi principalmente del Teostra. Munizione a 2 che ci è utile in questo caso, benedizione del Teostra a 2, il bonus critico a 1 solo in questo caso, ma ripeto, stanno i pezzi del Teostra, a noi ci interessa semplicemente la riduzione del rinculo a 1, la precisione a 1, poi vi spiegherò il perché. Perché la precisione si mette a 1? Perché quando noi andremo a utilizzare l'abilità del cibo che vi faccio vedere subito, allora l'abilità del cibo che vogliamo prendere per questo genere di armi sono queste qua. Indole d'ango, zampe d'ango, cecchino d'ango e potenziatore d'ango. Andiamo a vedere che cosa fanno però. Allora, potenziatore d'ango aumenta semplicemente l'attacco e la difesa per 10 minuti, più o meno. Se non sbaglio proprio 10 minuti. Poi abbiamo indole d'ango che aumenta il danno delle munizioni ma riduce la deviazione. In realtà, sarebbe qui è scritto un pochino male, aumenta la deviazione. Per quello noi andiamo a mettere uno slot di precisione in più in modo che ce la riduce quando abbiamo il buff del cibo, ok? Perché questa cosa si cumula e si somma con la precisione. Per quello noi andiamo a mettere precisione anche se effettivamente l'arma non ha deviazione, per questo motivo. E l'altro buff è molto un buff di danno, se lo trovo, porca miseria che non lo trovo mai. Cos'è cecchino? Eccolo qua. Incrementa la potenza dei proiettili e frecce, semplicemente questo. Ovviamente cercheremo di avercelo sempre il potenziamento del cibo. Perché
senza, diciamo, non dico che sono inutili queste build, però ci si avvicina molto, anche se faremo un danno considerevole. Adesso lo vediamo subito al volo proprio. E con quest'arma possiamo anche sparare in movimento, quindi immaginate che il morto sia lungo. Questa posizione con 58 colpi abbiamo fatto. Vabbè, adesso c'ho i gatti, porca miseria, che avevo messo a sedere prima, ma comunque con una 58ina di colpi abbiamo fatto 2000 danni. Se il mostro è posizionato bene, se ha le debolezze giuste, superiori a 45 di debolezza con i proiettili, eccetera eccetera, come nel caso del manichino, credo. Però diciamo che comunque contro il Chamilios questa è un'arma che va abbastanza bene, per esempio, e l'ho testata contro di lui, va bene anche per altri mostri sicuramente. Questa è la versione ghiaccio, allora, sempre presa di ispirazione da build di Ambata, però devo dire una cosa, che lui utilizza la cotta del Kushala per massimizzare i danni. Io invece, siccome la cotta ha diversione, ritengo che sia un'abilità molto scomoda da utilizzare per un balestriere, anche se in realtà poi dopo, se il mostro sta sempre verso di te, tu lo prendi sempre per lungo perché ti punta sempre, però non lo so, non mi è piaciuta. Quindi ho voluto fare delle varianti su queste due build, fondamentalmente, che sono identiche, cambia soltanto l'elemento e poche altre cose. Utilizziamo il pungolo ghiacciaio 1, che è l'arma del Kushala d'Aura, ovviamente, con la sua abilità peculiare, anima di Kushala d'Aura, che aumenta il critico. Noi ovviamente qui non utilizziamo il critico elementale perché fondamentalmente non conviene, ok? Non conviene in termini tecnici, conviene aumentare l'attacco. La maggior parte delle build che vedrete anche su altri canali potenziano l'attacco e non utilizzano il critico elementale, anche se in questa mi verrebbe voglia di provarlo sinceramente, perché il pungolo ghiacciaio ci aumenta l'affinità, aumenta fino al 30% partendo da zero, ok? Ci dà un buff che praticamente si aumenta man mano che noi colpiamo il mostro, colpendo ripetutamente il mostro, e ve lo faccio vedere subito. Qui abbiamo solo tre bottoli, sfortunatamente. Come vedete sono dei danni leggermente inferiori, proprio perché abbiamo utilizzato un'opzione diversa, più per recarci in multiplayer se vogliamo, per non dare fastidio e disturbo a quelle build che poi necessitano di counter specifici come la longsword. Quindi se noi giochiamo diversione con un nostro amico che ha la longsword e lui dovrà counterare gli attacchi, in realtà è lui che tanca, che dovrebbe avere diversione. A noi c'ha poco senso che abbiamo diversione, perché così il mostro si mette più lungo da noi, cioè si mette sempre in fronte a noi e lo prendiamo per lunghezza, cioè possiamo tranquillamente spostarci noi in realtà. Allora vediamo il set come è costituito. Pungolo ghiacciaio, Elmo Vike S, Quattro Vike S, Stretta Kushala, Spirangia S, Tibia Kushala. Ovviamente abbiamo le abilità equipaggiate, abbiamo un attacco ghiaccio a 5, bonus attacco a 4, tiro di riserva a 3, velocità ricarica a 3, istigatore a 2 però, quindi alla fine questo lack di danno lo compensiamo quando il mostro è infuriato. Cominciamo piuttosto bene perché ci aumenta anche l'affinità istigatore a 2, ed è dovuto alle braccia fondamentalmente, che sono sempre quelle del Kushala. Poi abbiamo munizioni a 2, che aumenta appunto i boss delle nostre munizioni. Per verificare che l'abbiamo aumentata, basta che andiamo qui e vediamo che è verde, se non avremmo avuto 2 soltanto, per esempio in questo caso. La benedizione del Kushala, che ci aumenta l'attacco acqua e l'attacco ghiaccio. Noi andremo a sfruttare ovviamente uno dei due elementi in base al caso. E niente, questa è la build, questo è quanto. L'altra è esattamente la versione acqua, esattamente simmetrica a questa, che sfrutterà l'attacco d'acqua dell'abilità del Kushala. Ed è la balestra della rovina, che è la balestra dell'Almudron. Siccome noi abbiamo qui degli slot in più rispetto a quella del Kushala d'ora, possiamo potenziare di più l'attacco, ok? E quindi avremo di conseguenza un attacco a 6, ok? Messo coi gioielli, semplicemente. Attacco d'acqua a 5, tiro di riserva a 3, velocità di ricarica a 3, istigatore a 2, munizioni a 2 e la benedizione del cuscialone.
Qui sarebbe pure interessante vedere che succede quando ce l'abbiamo a 3 attivare rigenerazione. Però è una cosa prettamente in più e non la fate, cioè, raga. Fa gola averci rigenerazione. Pure a me mi piace tanto avere rigenerazione, però per questo genere di build veramente non ce n'è bisogno. Precisione ovviamente immancabile per sfruttare il fatto che poi col cibo la deviazione aumenta. E questi qua sono i danni. Esattamente gli stessi della balestra a fuoco, letteralmente paragonabili a quella. Ed è molto interessante quest'arma perché è veramente figa. L'ho voluta fare più per l'estetica che per effettivamente utilizzarla in combattimento. Anche perché poi contro il Magna Malo è forte, sì, ma c'è sicuramente qualcosa di meglio, secondo me. Anche perché contro l'Anjanat è forte, ok, ma l'Anjanat è un mostro che si sviluppa quasi esclusivamente solo per lunghezza. Se non gli stiamo davanti non faremo un cazzo di danno, fondamentalmente. Mentre il Magna Malo, anche se sta un po' storto, in obliquo, riusciamo comunque a fare qualche cosa. E chiaramente avercelo sempre davanti, il mostro, bisogna fare un danno assurdo per poter poi staggerarlo in continuazione. Non farlo mai muovere, eccetera, eccetera. E io devo dire che questa balestra qua in particolare non l'ho provata a sufficienza per potervi dare un giudizio più completo, mentre le altre due sì. Le altre due le ho provate a sufficienza, effettivamente quella di ghiaccio contro il Diablos è qualcosa di incredibile, e quella Fire contro il Chameleos o Chameleos, vabbè, è qualcosa di pazzesco. Ora, passiamo a un'altra build, che è la definitiva build support per balestre pesanti col cannone Meteora, che è la serie minerale, se non sbaglio. Questo cannone qui, oltre ad avere gli esplosivi livello 3, quindi stunneremo il mostro noi con questo genere di arma. Abbiamo pure i veleno livello 2. Io non li utilizzo, però voi potete tranquillamente utilizzarli per avvelenare il mostro e fare dei danni in più. Soprattutto nel momento in cui noi abbiamo stunnato il mostro, perché se noi stunniamo il mostro e cerchiamo di spammare questi proiettili stichi di livello 3, non buildiamo, le esplosioni non builderanno lo stun nel momento in cui lui è stunnato, ok? In questo caso l'ha ristunnato perché ovviamente qui il manichino non credo che buildi la resistenza allo stun. E sono esplose quando lui si era recuperato fondamentalmente. Però come avete visto adesso non si è ristannato di nuovo, proprio per questo motivo. Quindi voi avete due opzioni: o risparmiate i colpi e aspettate che lui effettivamente si riprenda, o cercate di calcolare dei tempi giusti e li sparate poco prima che si riprenda, in modo che poi scoppino quando lui è ripreso. E così facendo aumentate l'efficienza in combattimento e buildate lo stun nella maniera migliore possibile. Oppure, questa build è fatta anche per fare danno, perché non è che facciamo pochissimi danni, tutto sommato. Quindi c'è anche l'opzione che, ovviamente la utilizzate principalmente in multiplayer questa build, c'è anche l'opzione che vi dico io, continuate a danneggiare il mostro spammandole, perché il più delle volte farete quel danno in più che vi permetterà di staggerare il mostro con lo stagger da danno, se vogliamo. E quindi poi è un'opzione, cioè avete queste due strade da seguire, da poter scegliere. Io preferisco giocarmela senza, ovviamente, senza lo scudo, perché, ripeto, nelle cacce che faccio io non c'è bisogno dello scudo. Di solito countero quando posso, così, col counter della balestra pesante. Però, vedete voi, insomma. L'altra cosa che possiamo fare quando il mostro è stannato, per esempio nel caso del Kushala, quando lo stanniamo, ci vogliono parecchi colpi per paralizzarlo e addormentarlo almeno una volta. Possiamo, ovviamente, in quel caso, nel caso del Kushala o nel caso di altri mostri che hanno resistenze a sonno e paralisi abbastanza elevate, possiamo, una volta stannato, cominciare a buildargli un po' di paralisi. Ora, in questo caso, credo che si paralizzerà a 3, ok. Allo stesso modo possiamo buildargli un po' di sonno. Vediamo se questo va a dormire il manichino. Sapete, non lo so. Dai, prenditi. Ok. Sì, va a dormire.
Con 3 va a dormire. Anche in questo caso. Quindi sta a voi un po' giostarvela con questa build. E adesso ve la faccio vedere finalmente. Abbiamo Elmo Vycast con munizioni a 2, ovviamente. Cottareano l'OSS per l'artiglieria, fondamentalmente. Probraccio di Angina S per il battitore e l'attacco. Spira Angina S per l'attacco. E come vedete, qui c'avevo anche degli slot in più. Ci ho messo il passo gratuito. Skinner di base per l'altra artiglieria che ci manca. E ovviamente l'immancabile gioiello particolare con uno battitore, due slot da 2 e uno da 1. Motivo per cui poi è un protezione udito, cioè qualcosa di incredibile. Io avevo questo, sono riuscito a buildarla bene con questo. Ci sono tanti altri talismani con cui potete buildare questo genere di armi. E ovviamente sta un po' a voi anche scegliere anche il mix giusto di armature con cui farlo. L'importante è che cercate di ottenere prima di tutto il battitore a 3, perché noi siamo dei support fondamentalmente. Non ci importa più di tanto fare il danno, quindi poi sarà lì scegliere se spammare l'attacco degli sticky oppure fermarsi, fare altre cose, spammare il veleno, utilizzare il veleno oppure utilizzare altre cose che ha a disposizione questa balestra. Poi abbiamo l'immancabile tiro di riserva a 3, questo è fondamentale, ed è fondamentale le munizioni a 3 che utilizziamo con un gioiello. Velocità di ricarica a 3, necessaria, riduzione in culo a 3, necessaria perché se no non raggiungiamo il culo massimo possibile, cioè il culo più basso in realtà. E questa è la build per la balestra pesante da support, definitiva, proprio definitiva. Adesso parliamo di una build buildata da un mio il mio maestro di martello, che è Gael. O Rich, che ho salutato più in altri video, e l'Hammerone o l'Hammer One se volete. L'Hammerone perché è veramente un martello di Cristo. Come avete visto nella sigla, questo martello è qualcosa di definitivo perché fa dei danni impressionanti. Cioè, con un cratere d'impatto abbiamo fatto 1854 danni, signori. Ora, è vero che non è una mossa che possiamo spammare, però proprio per quel motivo e anche per il fatto che noi non abbiamo tantissima acutezza da gestire qui, dobbiamo gestirla bene in realtà, per questo motivo questa build utilizza una delle abilità più utili che c'è in questo Monster Hunter Rise, probabilmente. L'incant in filo, cioè incantatore insetto filo, credo, che a livello 3, oltre che prolungare il tempo a disposizione per tenere un insetto filo del 30%, cioè quando noi prendiamo un insetto filo in più che ce lo porta a 3, questo tempo è aumentato del 30%, ok? Se no se ne va via il 30% prima, praticamente, perché quello là è un buff che non ci tiene, non ci resta per tutto il fight o all'infinito, rimane per un po'. Poi aumenta anche il recupero della filocaduta, cioè quando faremo una filocaduta, cioè un recupero con l'insetto filo, quando siamo balzati via dal mostro, quando ci ha staggerato a noi, con quello abbiamo il recupero accelerato, semplicemente questo. A 3 aumenta anche il recupero passivo mentre si è a terra, il che significa che il nostro recupero dell'abilità insetto filo saranno più veloci e quindi potremo utilizzare più spesso, soprattutto avendone 3, questo attacco qua, che come avete visto fa un bordello di danni, soprattutto se critta. In questo caso non ha crittato, però vabbè. Perché non ha crittato? Perché questa non è una build che va al 100% di affinità, purtroppo. Se no sarebbe già sbloccata di suo, sarebbe sbloccatissima. Sarebbe fuori di testa proprio. Allora, vediamolo un po' in sé per sé che cos'è questa build. Cioè, abbiamo il martello del Tigres, qui buildato con bonus build di seta, che è abilità retroattiva che trovate nella serie, che vi ho spiegato nello scorso episodio come fare a mettere bonus infiniti di seta con la rispettiva arma del Tigrex, la Longsword del Tigrex. Poi abbiamo la corona Kaiser, la cotta Vike S, la braccia del Kaiser, spina dell'angelo S, spina dell'ingotto S e un talismano che è probabilmente quello che non è quello di Cristo, ma quello con incanto in sfilo. E un punto debole che ci abbiamo messo come gioiello. E il maestro del corno che c'era proprio nel talismano.
Talismano fondamentalmente era di incantatore insetto filo a 2, 2 slot da 2 e maestro del corno. Ce lo teniamo così com'è. Questo sarebbe in realtà ottimo anche per il corno da caccia, questa build qua in particolare. Però andiamo a vedere nel dettaglio, così capite anche dove sono messi i gioielli e quali gioielli ci stanno. Abbiamo l'occhio critico a 7 in questo caso, perché ovviamente abbiamo affinità negativa e averci al 40% non ci fa schifo, non ci fa schifo per niente. L'attacco a 4, l'importante è avercelo a 4 qui. Il bonus critico a 3 per massimizzare il danno del critico, ovviamente. Ora, qui c'è un enorme filosofia dietro al bonus critico. In base, io preferisco avere la possibilità di vedere i big danni, i big damage, i big numbers, piuttosto che effettivamente avere più efficacia in combattimento. Perché il bonus critico ha veramente effetto avercelo a 3 quando abbiamo effettivamente un critico che si aggira intorno al 70% in su. Perché se no è quasi meglio l'attacco, diciamo, perché facciamo meno critici fondamentalmente. Noi abbiamo il punto debole, tutto sommato. Quindi non è tanto sbagliato averci questo bonus critico a 3. È chiaro che col punto debole questa pure è una build un po' da speedrun. Però è stra divertente vedere i danni che fa sulle teste dei mostri. E questo è quanto, ragazzi, per l'episodio di oggi. Queste erano le build che erano veramente interessanti, soprattutto questa del Tigrex, del martello del Tigrex, perché fa dei danni clamorosi, clamorosi veramente. Mi sono divertito tantissimo ad utilizzarla in questi giorni. È quella che ho utilizzato di più in assoluto proprio. Cioè, boh, una cosa ridicola. Perché anche se non crittiamo, comunque, cioè, fa dei danni pazzeschi. Se crittiamo, proprio sciogliamo il mostro, letteralmente. Ragazzi, il video di oggi finisce qua. Io vi lascio ad un prossimo video. Queste erano le build che mi erano interessate più di tutto di questa settimana. E ragazzi, che la lag sia con voi.